appena rientrato la biancheria che era stesa fuori, secondo me non mi va assolutamente oggi di stirare. Allora vi sto piegando. Proprio piego tutto quello che ho raccolto fuori e basta, e non li stiro. Ecco qua. Grazie naturalmente a questo aiutante validissimo. E così mi permette di evitare di stirare. Le faccio così e sono a posto. Perfetto. Stiro veloce veloce tutto. E non solo, ma anche profumo anche la biancheria, profumo anche il letto, perché passa anche sul copriletto. Vediamo la camicia, vediamo sulla camicia se funziona questo metodo. Facciamo la prova camicia. Allora qua su questa manica vediamo se funziona. Spruzziamo. Sì, che funziona, va via tutto, va via. Ok, così posso velocemente piegare tutto, sistemare tutto, mettere il camice nell'armadio in un attimo. Anche qui. Oggi faccio così e basta. Altra manica. E via. Allora, il maglioncino pure. Man mano li sto posando nei vari posti, così li tolgo subito. Quindi così non ho confusione. Basta, l'utilizzo delle mani e tutto a posto. E il gioco è fatto. Fantastico. Mentre sta andando anche la lavatrice, forse si sente il rumore di sottofondo. E così. Ora continuo con questi pantaloni, insomma altre cosine. Allora, sto facendo il peeling alle mie mani, sono un pochino secche e quindi necessitano proprio, guardate che bello, per non parlare del profumo, proprio una necessità di essere ben nutrite. E, insomma, passate di prodotti, creme. Hanno bisogno veramente di una buona cura. Quindi passo per bene questo peeling, poi vado a sciacquare le mani e poi metterò questo balsamo alla paraffina, che deve rimanere in posa, che è un prodotto eccezionale per poter proprio ammorbidire tantissimo le mani e anche i piedi. Ok, adesso vado a sciacquare. Già le mani sono molto molto più morbide, una sola passata di peeling già proprio sono cambiate totalmente. Asciugo le mani, ok, prendo questo prodotto fantastico, un balsamo alla profumazione di lavanda. È fatto così, lo faccio vedere la consistenza, è rosa, è così, proprio un vero e proprio balsamo.
Morbidisce in una maniera incredibile le mani, specialmente che appunto lo teniamo in posa. Ok, lo passo bene, bene, bene. E poi indosserò dei guanti usa e getta e così posso stare tranquillamente con le mani, perché altrimenti dovrei stare ferma. Posso muovere le mani almeno tramite i guanti, posso fare le mie cose. Ok, vado a indossare i guanti. Ok, ho lasciato in posa più di 20 minuti con i guanti, adesso li vado a togliere. Già è cambiato completamente l'aspetto. Prendo uno scotch oppure una velina, in questo caso è uno di quei velini, quelle insomma che serve per dei fazzolettini, ecco, usa e getta. Ah, mamma mia, non c'è proprio paragone, ce l'ho morbidissime, fantastico l'effetto. Stasera lo farò anche sui piedi. E adesso per finire metto anche la crema, che è un balsamo della stessa linea, balsamo per le mani, e così completo il tutto. Mani super morbide, non le potevo vedere, erano troppo screpolate, troppo secche, mi davano fastidio. Invece così sono adesso tornate morbide, morbide. Devo sforzarmi di fare questo trattamento una volta a settimana, perché così, specialmente in questo periodo, insomma, le mani ne hanno proprio bisogno. Perfetto, stra morbide e profumate. Buongiorno, allora oggi vi faccio un due svuota la spesa in due supermercati diversi. Sono andata alla Coop e all'Eurospin. Allora partiamo dall'Eurospin perché ce l'ho qui sulla mia destra in macchina, ok? Nel sedile qui accanto a me. Allora, ho preso poche cose, non sono tantissime. Qui ho anche lo scontrino, ho speso 18,50 euro. Poi ci sono rientrata perché ho preso un'altra cosa che ho dimenticato, comunque ora ve la faccio vedere. Allora, ho preso il pesto di pomodori, con i pomodori secchi all'interno. Lo faccio vedere, faccio, vado in ordine di scontrino, così man mano vi posso dire anche il prezzo. Eccolo qua, era in offerta questo qua, pesto con pomodori secchi e pistacchi. Ecco, questo l'ho pagato 1 euro. Poi cosa ho preso? Vediamo, andiamo qui. L'arrosto di tacchino, eccolo qua, 1 euro pure in offerta. Questo poi 1,39 euro, questi burger vegani con melanzane e pomodori secchi, eccolo qua, questi buonissimi. Li faccio nel mio fornetto ad aria, friggitrice ad aria, lo chiamo fornetto, friggitrice ad aria, fornetto, quello che è. Poi in offerta c'erano questa tavoletta per il WC Extra, quindi bianco con candeggina e bicarbonato, anche questa 1,09 euro. Questa è la prima volta che li acquisto. Poi cosa ho preso? Allora, sono arrivata qua. Il filone di segale 500 grammi, 1,59 euro, ed è questo qua, che lo trovo super super gustoso. È proprio bello grosso, scorto, lo faccio tostato tipo al posto del pane lo utilizzo, oppure si possono fare i classici pancarroni. Allora, poi cos'altro c'è in questa busta? Poi ho preso una candelina, era scontata 1,59 euro, questa qua super profumatissima, 1,59 euro, buona. E poi la lunghissima, 4 rotoli di carta igienica, questa qua, 4 rotoli di carta igienica, li ho pagati 2,99 euro. Poi sono vicino, rientrata perché ho dimenticato di prendere. No, ma c'è un'altra cosa che ho dimenticato. Aspettate, aspettate. Manca, ecco, il prezzo più importante, il motivo per cui è entrata al supermercato. Mi stavo dimenticando di farvi vedere. Ed è questo qua. Ed è, vi dico anche il prezzo: filetti di merluzzo. Erano in offerta 1 kg, 7,89 euro. Questi qua. Questi li devo cucinare proprio oggi. Li farò con patate sottile, pomodori, capperi, olive in padella. Li cuocio con un po' d'olio, li farò in quel modo. E poi, quindi, quello era il motivo principale per cui ero entrata e mi ero dimenticato di farveli vedere. Poi sono uscita, sono rientrata perché volevo prendere l'avocado.
Ho preso uno di questo perché lo devo fare una sorta di cremina gustosissima. Praticamente si deve sbucciare, si deve schiacciare tutto con la forchettina, poi si mette l'olio, un pochino di sale e limone e viene una crema spalmabile buonissima da mettere sulle bruschette, su fette di pane, dove si vuole, viene gustosissima. Quindi questo è per quanto riguarda la spesa all'Eurospin. Adesso vi faccio vedere quella alla Coop. Allora, ho preso qua le due buste nella Coop, eccolo qua. Ci sono diverse offerte. Ora però stavo cercando lo scontrino, ma non lo trovo, l'avrò messo nel portafogli perché non lo sto trovando qua in mezzo alla busta. Quindi vediamo quello che mi ricordo, vi dico i prezzi. Allora, ho preso una di queste Iceberg 1,29 euro perché c'è scritto, sono chi se lo ricordava. Poi in offerta c'era questa bevanda, la Clementina della San Benedetto, ed era, questo era un buon prezzo, non mi ricordo se era 69 o 79, proprio costava poco, meno di 1 euro sicuramente, quello sì, per questo l'ho presa perché non le prendo mai. Poi c'era l'avena, questa qua, biologica, questa senza zuccheri aggiunti, questa non l'ho presa mai da, diciamo, di questa marca alla Coop, ed era 1,59 euro all'incirca, più o meno era quello il prezzo. Poi ho preso questi qua perché devo condire la carne che devo fare arrosto, questi li ho pagati tutti e due, queste bustine qua, 59 centesimi. Poi c'era in offerta tre pacchi, quindi queste tre confezioni all'interno delle mozzarelle Santa Lucia, tutte e tre, mi sembra 1,99 euro. Quindi nel volantino, che insomma ci sono un po' di offerte, ho visto il volantino con delle offerte. Poi mi hanno dato anche un buono, ora ve lo faccio vedere alla fine, metto qua, spero di non dimenticarmelo. Poi ho preso macinato di vitello, 3,08 euro, ed è come quantità 362 grammi. Poi invece fettine di vitello, che devo farle appunto arrostite, quindi per questo mi servivano quegli aromi che ci voglio aggiungere lì. E queste le ho pagate 5,15 euro, 382 grammi. Eccole qua. Poi mi hanno dato un buono, cioè facendo praticamente la prossima volta che ritorno al supermercato, tra una settimana mi hanno detto è valido questo buono di 5 euro. Se faccio una spesa di 15 euro del marchio però Coop, quindi acquistando i prodotti col marchio Coop, avrò un rimborso di 5 euro. Quindi la spesa di 15 euro la pagherò 10 euro. Quindi questo lo devo conservare perché è interessante come promozione. Per esempio questo qua che è al marchio Coop, quindi vale per questa offerta, quindi devono essere 15 euro di prodotti con il loro marchio. Quindi questa, poi andiamo all'altra busta. Quindi se andate alla Coop avete questa promozione in questi giorni, non lo so quanto è valida questo buono, non lo so. Allora, poi ho preso le mele, queste qui. Golden è 1,35 euro, 680 grammi. Quindi questa è la confezione. Poi ho preso questo qua, zucchero di canna integrale biologico. Sta passando mentre una macchina, che è andata avanti, non mi ha visto. Ecco qua, questo qua biologico mi sta piacendo tanto. Questo su 2 euro e qualcosa, mi ricordo perché appunto non ho lo scontrino. E poi due di queste qua in offerta. Era in offerta questo qua, il passata di pomodoro Pomì. In offerta quanto erano? Erano meno di 1 euro, sicuro. Però non mi ricordo se esattamente la somma, però erano meno di 1 euro. E quindi li ho voluti prendere. Questo è tutto, ho dimenticato di dirvi solo il prezzo dell'avocado, che l'ho preso successivamente all'Eurospin, 1,50 euro, una cosa del genere. Ho preso quello lì, purtroppo quello costa. Vediamo se riesco a trovare il mio portafoglio, lo scontrino. Ma dove l'ho messo? Come si era scivolato? Non lo trovo. Pazienza, va bene, più o meno però i prezzi me li sono ricordati. Va bene, scappo a casa. Buon mercoledì! Allora, ci siamo visti ieri, cioè per voi è subito, però in realtà ho registrato ieri.
era martedì, dove vi ho mostrato, ho fatto vedere lo svuota la spesa del supermercato Conad e poi all'Eurospin. Adesso invece sono che appunto è mercoledì, sono andata alla bottega perché qua vicino casa mia, perché avevo dimenticato alcune cose di comprare ieri e quindi sono dovuta ricorrere alla bottega e vi faccio vedere mentre ci sono, quindi vi farò un altro svuota la spesa di alcune cosine che ho preso in questa bottega. Allora, partiamo subito, sempre in macchina sono sotto casa mia, sto per salire e ho preferito farlo qui stesso così appena rientro a casa metto tutto a posto. Allora, ho preso una confezione di biscotti Colussi perché avevo appunto dimenticato di prenderli al supermercato. E quindi ho preso questi qua, Colussi 1,55, bontà per l'ambiente, addirittura c'è il 30% di la confezione in plastica riciclata, buono, buono, 40 grassi di meno, insomma, comunque questi qua, i Colussi. Poi ho preso questi snack buonissimi, Crackers Pizza vengono chiamati, della linea Crocco, ok, ho preso questi. Questi quanto sono costati? Non lo so, ora vediamo se trovo lo scontrino, ve lo dico. Poi ho preso tre carciofi, eccoli qua, qua sono due, ma ce ne sono tre. Aspetta, ora, ecco, questo è il terzo, li voglio fare ripieni con pangrattato, prezzemolo, aglio, vengono proprio buoni. Tre di quei carciofi, poi ho preso due di questi cioccolatini che devo regalare. Questo è messo al contrario. In questo pupazzettino, questo della Kinder, due di questi e poi ho preso il Galbanino originale, Galbanino formaggio dolce, eccolo qua. Pagato, quanto l'ho pagato? 2,99 euro. Poi una confezione di pasta di talini rigati numero 27, cottura 8 minuti della Boiatti. Ok, una di queste qua perché devo fare i legumi e mi piace metterci un pochino di quelli là. Poi una confezione di Smarties, questi qua a 1 euro, sono costati 1 euro. Poi mi metto nella busta queste cose e vediamo l'altra busta che cosa c'è. Allora, un'altra busta. Ho preso queste bruschette gusto classico, queste piccoline, che anche questi li metto nei legumi quando non metto la pasta, metto le bruschette. Poi ho preso uno di questo qua, lievito di birra, perché voglio fare la pizza in questi giorni. E infatti ho conto, anche al proposito, ho preso due confezioni da 1 chilo di semola rimancinata di grano duro, questa qua San Paolo. È una, queste farine sono locali nelle nostre zone storiche, farine siciliane, sono proprio buone e quindi ho preso due di quelle, quindi due. Poi un etto di mortadella col pistacchio, buonissima, sento un profumo pazzesco. Poi un pane di casa, guardate che particolare il pane di casa che fanno qui in Sicilia, tutto qui a forma di S ed è super buono, è croccante fuori, all'esterno è morbido dentro e dura diversi giorni questo pane di casa proprio che fanno qua, buonissimo, è proprio buono. E poi una confezione di patate, eccole qua. E quindi ho pagato, ecco, ho trovato lo scontrino, era qui in fondo. Qui c'è l'altra confezione di farina. Infatti ne ho prese due, ho pagato 17,50. Mi pare che manca qualcosa. Ah, sì, 17,50, sì, no, tutto. Quindi cosa, quel prezzo vi dovevo dire, ma non mi ricordo che cosa. C'era un prezzo che vi dovevo dire, che cosa, boh, forse le bruschette, ma non lo so quanto sono costate perché ci sono vari prezzi, ma non riporta la scritta a quale corrispondono, quindi non ve li posso dire, anche se ci sono i prezzi scritti qua, ma non c'è scritto a cosa corrispondono. Comunque, questa è stata la mia spesa e questo è stato il mio video di oggi. E niente, con questo io approfitto
approfitto per salutarvi. Grazie per aver visto questo mio nuovo video. Voglio ringraziare a tutti i nuovi iscritti che sono iscritti nel mio canale e voglio invitare le persone che è la prima volta che passano sul mio canale, se si vogliono iscrivere, vogliono attivare la campanella, così riceveranno le notifiche la prossima volta che pubblicherò un video. Con questo è tutto, ci vediamo, se tutto va bene, venerdì con un altro video. Ciao!